Ciao a tutti, oggi vi parlerò degli annunci allucinanti che ci sono su internet per trovare lavoro. A parte che ci sono gli annunci, quelli che dicono che vogliono esperienza, ok? Però non vogliono esperienza, cioè... un po' contraddittorio, una cosa un po' assurda, allucinante. A parte questo, poi ci sono quelle persone che tu non contatti, ma loro ti contattano. Già che loro ti contattano vuol dire che non ha un lavoro serio. E perché il lavoro non ti contatterà mai se tu a cercare lavoro. Oppure ti contattano per dire: guarda, sono un fotografo. Noi facciamo foto per pubblicità importanti, no? Facciamo pubblicità, contattiamo delle marche importanti, quindi collaboriamo con loro. Ecco, io dico, raccontano tante di quelle storie a persone, ragazze, che gli fanno credere chissà che cosa, gli fanno credere che possono diventare famose, che possono prendersi tanti soldi. Secondo me prendono solamente tante sole, non tanti soldi. Soprattutto perché finché si trovano delle persone che ragionano un minimo e dicono: ok, è così, 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 no, è impossibile, non può essere una cosa del genere. Vai in modo più approfondito, fai delle domande un po' più approfondite, spariscono. Chissà come mai, per quale motivo. Oppure questi, non so, trovano la classica ragazzina ingenua alle prime armi che vuole comunque un po' di soldi e cosa fanno? Cosa fa la ragazzina ingenua? Abbocca e loro ovviamente sfruttano questa situazione per cosa? Per molestarle. Utilizzare foto da portare a inviare su internet o in siti porno, quindi oppure chissà, forse anche stuprarle. Quindi io queste persone non, cioè, li considero dei vermi, persone che non meritano neanche lo spazio su internet. Neanche la possibilità di parlare con le persone, neanche di scrivergli, di scrivere le persone. Io avessi persone così davanti, gli sputerei in faccia. Non mi sporcherei nemmeno le mani di sangue, gli sputerei semplicemente in faccia. Perché le merde, io le merde non le tocco, non mi voglio sporcare. Comunque, a parte questo, ragazzi, io sono veramente stanca di certe situazioni. Va bene, con questo vi saluto.